Dal 30 giugno al 2 settembre torna il Festival del Gran Sasso, il progetto condiviso dalle tante forze presenti sulla montagna più alta degli Appennini, ideato e realizzato dall'associazione culturale L'Idea di Club. È sostenuto per la prima volta anche dal DMC L'Aquila, Gran Sasso e Terre Vestine, un soggetto che basa la sua azione sulla sinergia tra gli operatori turistici. Al progetto aderiscono 14 comuni del Gran Sasso Aquilano e 50 operatori turistici, spinti dalla volontà di superare il naturale isolamento delle tante iniziative che hanno luogo sul Gran Sasso e il desiderio di far vivere la montagna unitariamente. Il Festival del Gran Sasso sarà costituito da due fasi. Un calendario degli eventi che avranno luogo sul Gran Sasso, dall'Aquila Ofena, da Poggio Picenzi a Bussi nei mesi di luglio e agosto, un calendario delle escursioni organizzate che avranno luogo nel territorio, un supporto informativo sui luoghi di interesse turistico del Gran Sasso, una guida sintetica dei noti percorsi di montagna, una mappa della zona e poi ci sarà anche l'Open Week del Gran Sasso, vero cuore del festival, che avrà luogo tra il 6 e il 12 agosto, nella quale gli operatori coinvolti metteranno in mostra il meglio delle loro attività e del Gran Sasso stesso. È un festival partecipato, quindi è un festival veramente dal basso, mette insieme 50 operatori di tutto il Gran Sasso, 14 comuni e tantissime persone che amano questa montagna e che hanno voglia di fare. Sono usciti fuori tra escursioni e eventi circa 460 e poi c'è materiale informativo che distribuiamo, quindi cartine, quindi itinerari per escursioni libere, informazioni turistiche e poi una grande novità di quest'anno, di questa quinta edizione, ad agosto organizzeremo anche una Open Week, una settimana di vetrina per il Gran Sasso in cui metteremo in mostra insieme a tutti questi operatori tutto il meglio della nostra montagna. Ci sono tantissimi eventi presenti nel cartellone: trio d'archi a Castelvecchio, la musica folk, ma non solo, attività sportive come bike marathon, la gran fondo di ciclismo, la corsa del cappello e tanto tanto altro, anche a Fonte Cerreto e a Santo Stefano di Sessagno, ma ci saranno anche la festa patronale di San Pio, la festa della transumanza a Castel del Monte, il parco in fiore, insomma davvero ce n'è per tutti i gusti. Quest'anno i comuni che sono intervenuti sono 14 e 50 sono gli operatori turistici, gli operatori del territorio del Gran Sasso Aquilano, quindi ci saranno accompagnatori di media montagna, il Proloco e tutte le organizzazioni che creano questo circuito intorno al Gran Sasso. Quest'anno è molto importante perché per la prima volta il festival è sostenuto anche dal DMC L'Aquila, Gran Sasso e Terre Vestine, che naturalmente, ugualmente, basa la sua azione sulla sinergia tra gli operatori turistici del territorio. E questa collaborazione finalmente sarà molto importante perché porterà a un rafforzamento e ad un'ulteriore diffusione sul territorio e ad una stabilizzazione del lavoro svolto in questi anni dal Festival del Gran Sasso.